Buongiorno amici del canale, mi vedete mezza dentro a questo bell'armadio che tra un po' non sarà più un armadio. Oggi per voi una bella scoperta, mi aiuterà la mia fantastica Emma, instancabile. E siccome saremo su una bellissima rivista, che sono sicura che conoscete già, Ville Casali, mi aiuterà ad arredare e a creare le varie ambientazioni la mia amica Giorgia. Eccomi. Buongiorno. È una mia amica che si occuperà di aiutarmi nella creazione del progetto ed è una bravissima interior designer, un ingegnere. Quindi abbiamo tantissime mani oggi per creare il restyling perfetto. Che dite? Partiamo? Sì. Di cosa ci occuperemo prima? Allora, partiamo a colorare tutto il mobile, togliamo la porta, togliamo le maniglie. E Giorgia, cosa facciamo dentro? Allora, l'ispirazione è sicuramente di un qualcosa di romantico, con un contrasto, magari con un colore più azzardato, un mix tra romanticismo e contemporaneità. Perfetto per Ville Casali. Partiamo. La scocca, così nel frattempo che lei asciuga, noi possiamo dedicarci al resto, ma fare le finiture. Così una prima mano stesa asciuga, e sapete che deve asciugare bene, soprattutto perché ora siamo a gennaio e deve seccare bene in profondità. Noi abbiamo già fatto ABA, quindi acqua calda, bicarbonato ammoniaca, abbiamo già sciacquato abbondantemente, ma sempre con panni strizzati, mi raccomando, perché è legno grezzo. Abbiamo aperto il nostro fantastico Lucky Forest. Giorgia se n'è innamorata Sì. e secondo me ha fatto bene perché sta benissimo con la tonalità della carta che abbiamo scelto. Si sposano senza soffocarsi, anzi, il Lucky Forest dà un tocco di grinta. Ottima scelta. È un verde proprio foresta, molto elegante, che copre tanto. Però dovete fare attenzione a due cose. Uno, pennello morbido. Due, una pennellata che non sposta, perché i pigmenti scuri devono proprio essere molto secchi, devono autolivellarsi con calma, con lentezza. Quindi mi raccomando, non passate troppe volte una mano sopra l'altra, perché altrimenti togliete, ok? Importante capire quindi che serve un pennello morbido come l'Elizabeth. Io adesso uso lo small, se volete c'è anche il big più grande. E ricordate sempre che i magic paint c'è in formato da mezzo litro o da 125 per fare degli ottimi bicolore o per fare magari un comodino. Allora, Giorgia, io parto di qua. Sì. Mi raccomando, si carica il pennello in modo da intrappolare bene la vernice all'interno, ok? E si accarezza per scaricare le setole. All'interno rimarrà proprio bello pieno di vernice. Così iniziamo a spalmare il tutto. Io mi sono innamorata dei tuoi prodotti. Guardate quanto copre se steso con il pennello giusto. E senza stare a strofinare troppe volte avanti e indietro. Ecco qua. Il metodo migliore, mi raccomando, nella lunghezza è lavorare proprio a fette, in modo che non ci siano gli stacchi a metà mobile. Quindi si scarica delicatamente. Io ne tengo un po' di più qui, così mi appoggio, coloro e riesco a fare tutto il lato con una sola passata. Ovviamente seguo sempre la linea del legno, sia in verticale che in orizzontale, e una volta che arrivo al fondo, alliscio, quindi dall'alto verso il basso, in modo che non ci siano striature pennellate che non ci piacciono. E voilà. Continuo nel resto della fiancata. Ricordate che c'è anche grande, quindi se avete difficoltà col pennello più piccolo, magari perché siete un pochettino più lenti o vi volete semplicemente rilassare, prendete il pennello più grande, in questo modo fate meno fatica. Vai, mettiamo Sì, qua, perfetto. ce l'hai anche te.
quando andate negli intagli, come in questo caso, mi raccomando, massaggiate in modo che entri bene il colore, perché all'interno bisogna andare, quindi si schiaccia bene, si va all'interno e poi, come al solito, si stende la pittura nel senso della lunghezza. E come vedete si copre tutto benissimo, grazie anche alla setola molto morbida del pennello. Vedete? E poi massaggiando si allunga e si copre alla perfezione. È regalo questo cassetto ora che è verde, bellissimo, bellissimo. Dare inizio al tuo progetto, sì, dobbiamo per forza di cose far diventare questo specchio un metro. Perché? Perché prima era un bellissimo armadio, ovviamente una persona apriva, si trovava la sbarra superiore con i vestiti e chiudendo si specchiava. Ora che diventerà qualcos'altro, non sappiamo se andrà in un salotto, se andrà in una cucina con delle ceramiche, certo, se andrà di nuovo in una camera da letto con qualcos'altro dentro, che ne so, magari dei gioielli, dobbiamo far sì che questo specchio diventi un vetro ed è molto bello. Quindi svitiamo il legno che c'è dietro e andiamo a togliere le viti e cercheremo di capire cosa troviamo sotto il vetro. Perché metto un po' di svitol? Perché lo lascio agire e questa vecchia vite, che è un po' arrugginita, in 2-3 minuti perderà la ruggine e diventerà morbida, morbida, morbida. Perché devo fare attenzione, dall'altra parte io ho uno specchio, quindi devo fare attenzione a come tolgo le viti, per evitare di rompere qualcosa. Quindi mi raccomando, spruzzate uno svitol, un ammorbidente per metallo classico che volete, che tolga la ruggine, lasciate agire qualche istante e via. Sono passati 2-3 minuti e vediamo. Con molta calma svitate e allentate. Scopriamo adesso con voi cosa c'è sotto, anche se possiamo immaginare. Ci sarà qualche chiodino, attenzione. E voilà! Il retro di questo vecchio specchio che ovviamente per tutti gli anni che sono passati ha tantissima polvere in accumulo, vedete? È proprio un vecchio specchio che deve essere sistemato, quindi prendiamo la palla al balzo, mentre togliamo via tutti i chiodi e lo giriamo, sì, per sverniciarlo, facciamo anche che pulire bene e sistemare tutto. È arrivato il momento di sverniciare lo specchio. Se vi siete persi il mio vecchio video in cui faccio vedere come sverniciare una vecchia vetrina francese dell'Ottocento, andate a vederlo perché è bellissimo. In quel caso tolgo lo specchio perché devo dare rilievo all'interno che ho colorato, ho messo anche una carta da parato, non perdetemelo. Adesso, con lo sverniciatore, mi raccomando ricordate sempre che se avete lo smalto è meglio mettere i guanti, sennò svernicia anche quello, però è biodegradabile e quindi non inquina e potete usarlo assolutamente a mani libere perché non crea disagio alla pelle, non è tossico. Sverniceremo il primo strato, questo strato marrone che voi vedete, che è un po' la protezione dello specchio. Ci può volere o una seconda passata di sverniciatore sullo specchio vero e proprio, sulla patina dello specchio, oppure, se non dovesse bastare, aceto e sale, ma questo lo vedremo tra un po'. Stendete uno strato abbastanza spesso, non lesinate, perché comunque per agire bene serve uno spessore. E lo stendete dappertutto. Sarà un grande risparmio, perché non sarà necessario dover far tagliare un vetro apposta della stessa dimensione, ma il mio specchio diventerà un vetro e la parte laterale sarà veramente una cornice meravigliosa. Ora io lo stendo dappertutto, ma ci vorrà quasi sicuramente una seconda passata. È
È arrivata l'ora di andare a pranzo, quindi metto un bel pezzo di plastica, di nylon, a protezione, perché lo sverniciatore agisce se non secca, ricordatelo sempre. Tra tre quarti d'ora, un'ora massimo, che sarà ancora umido, vengo e svernicio il primo strato di sverniciatore. Grazie. Perfetto. Perfetto, dobbiamo cercare di chiuderlo bene bene bene, in modo che non passi neanche un filo di aria. E voilà, andiamo a pranzo. È arrivato il momento di vedere cosa ha combinato il mio sverniciatore. È passata circa un'oretta alla fin fine, me la sono presa comoda. Ho messo i guanti, così almeno evito che tutto lo smalto venga via, e tolgo pian pianino la plastica. Non la tolgo tutta in una volta. Man mano che vado avanti, alzo, in modo che non secchi. E voilà. A me ora interessa che si tolga bene la parte marrone. È uno strato protettivo che si utilizzava anni e anni fa per proteggere appunto la smaltatura che crea lo specchio. Come vedete, lo sverniciatore ha fatto egregiamente il suo lavoro. E voilà, vedete? È da togliere assolutamente. Invece in alcuni punti, come vedete, la patina sottostante, quella che crea lo specchio, ancora lì, ben ancorata. E tra un po', quando ho finito di togliere via la parte marrone, vi farò poi vedere come agiamo. Fantastico lo sverniciatore. Degli specchi che si sverniciano tranquillamente con due mani di sverniciatore, quindi prima tolta, la rimettete e viene un vetro perfetto. E poi ci sono invece degli specchi che sono un po' più vecchi, che sono fatti con leghe particolari, che vengono via solo con un barbatrucco, che ora vi insegno. Aceto e sale. Aceto e sale è la panacea per tutti i mali. Sapete che noi ci lucidiamo le maniglie, togliamo l'ossidatura anche dal rame. È un fantastico composto per eliminare tantissime magagne che ci sono anche su tantissimi materiali vecchi. Quindi, un po' di sale fino, poi l'aceto classico, quello bianco di vino, semplice, 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 e piano 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 facciamo sì che il composto pian pianino entri. Massaggiate, 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 vedete che togliendo via la piccola patina che ancora è rimasta inizierà a vedersi sotto completamente e aceto e sale faranno il loro miracolo di eliminare completamente lo specchio e farlo diventare un vetro. Non usate sale grosso perché potrebbe rigare lo specchio che ora è un vetro. Se volete potete prendere una spugna, però mi raccomando, dalla parte più liscia. Guardate, vedete? È diventato un vetro. Ora passiamo la nostra spugna dappertutto, massaggiamo con calma. E poi lo laviamo bene e vi facciamo vedere com'è in trasparenza. E guardate qua, in trasparenza, sì, è ancora un po' sporchino perché lo stiamo lavando ora con l'ammoniaca, quindi acqua ammoniaca pura senza bicarbonato. E lo mettiamo da parte perché quando sarà tutto finito lo rimetteremo come ultimo dettaglio.
Ovviamente la prima mano era già perfettamente asciutta, sono passate circa 2 orette e ora siamo già partite con la seconda. Guardate che coprenza eccezionale. Questo verde è già bello in prima mano, ma in seconda, quando acquisisce la sua profondità, è uno spettacolo vero. Ovviamente anche qui lavoro sempre sulle profondità, perché non voglio assolutamente dimenticare le profondità di alcuni intagli, e accarezzando. Continuo su tutto il mobile con la seconda mano. Abbiamo deciso di dare un contrasto molto forte tra l'interno e l'esterno. Forte per, diciamo, la diversità di colore, ma morbida e omogenea nell'insieme. Quindi il fuori, abbiamo fatto Lucky Forest, l'interno lo finiamo con Vintage Rose, non tutto, solo una parte, quindi i laterali, il soffitto che sta facendo già Emma, la parte in basso, e lasciamo per adesso in forse sia le mensole che il fondale. La porta, ovviamente, che adesso non avrà più lo specchio ma il vetro, la coloriamo anche lei con Vintage Rose. E secondo me questo bicolore più morbido all'interno aiuterà tantissimo. Quindi una bella mano pura per iniziare di Vintage Rose su tutta la superficie e poi vediamo se dare una seconda mano con qualche ritocco. Basterà una seconda mano. Sempre pura, mi raccomando, se volete sprecare meno colore, stendete il colore puro e vedrete che sarà ancora più performante. A me non danno fastidio in questi casi i buchini dei tarli e gli altri buchini, perché tanto poi io dopo farò anche un leggero decapè su questo mobile. Voglio che l'esterno sia leggermente usurato, quindi io li lascio. Se a voi invece danno fastidio, tappateli tranquillamente con la Matrix Cream, non è un problema. Questi sono gusti molto personali, diciamo. A me il buchino del tarlo piace tanto perché mi aiuta molto a ricreare una patina fino in fondo. Non ha senso creare un decapè, usurare, se poi si va a creare una superficie liscia e perfetta. A me oggi il tarlo serve. Continuo su tutta la porta, Emma continua sul mobile e vi facciamo vedere tra un po' come sta. Mentre Vintage Rose finisce di asciugare, facciamo un leggerissimo decapè, però non troppo, perché vogliamo comunque avere questa bella tonalità di verde intenso da contrasto. Questo decapè mi serve solo perché ho un mobile che comunque è molto tarlato, ha tanti buchi. Il tarlo non c'è più, l'abbiamo sconfitto, ma i buchi sono talmente tanti che è proprio obbligatorio cercare di legare le tecniche e lo stile che stiamo creando. E quindi, siccome io adoro il buco del tarlo, voglio contestualizzare creando un'anticatura delicata sia sugli intagli che sui bordi, per far sì che stia bene anche il tarlo. Quindi levigatrice, mi raccomando, levigatrice buona con una buona base morbida, carta non troppo grezza. Io oggi ho messo una 120, se avete ansia di grattar troppo magari mettete anche una 150, e Emma che mi aiuta con l'aspirapolvere perché non voglio intasarmi il laboratorio di polvere, ok? Io parto delicatamente sui bordi.
uno spettacolo. Sì. Guardate che bella. È la carta che abbiamo scelto per definire il fondo del nostro armadio. La scelta Giorgia principalmente, soprattutto perché le tinte che abbiamo in casa, il Lucky Forest e il Vintage Rose, secondo me si sposano veramente bene. Ma ricordate una cosa, oltre che essere una bella carta, adesso lei vi spiegherà il motivo per cui è il caso di fare un abbinamento oppure no, ricordate che sono delle carte molto spesse, di altissima qualità, viniliche, e potete con un panettino anche suonarle pulite, quindi non basta. Sì. Vai, ti lascio spiegare. Assolutamente. La scelta del pavone dorato è stata volta a ricreare questo senso di romanticismo che si voleva dare come scelta compositiva al nuovo mobile, alla nuova vita di questo mobile, da cui poi sono nate la scelta di questo verde materico, corposo, vellutato, che dà un contrasto molto forte e anzi anche moderno, invece una scelta molto più elegante, molto più soft, che riprende i colori già presenti proprio nel pavone e nel decoro floreale, che invece contestualizza il contorno e lo sfondo del nostro mobile. Ma tu come te lo vedi, un'intera stanza che ha queste tonalità? Le pareti magari? Le pareti le vedrei sicuramente un colore neutro per dare proprio animo e far spiccare proprio, sì, il mobile, sì, e la carta. Sì. Benissimo. Assolutamente. Ma io so che Giorgia ha un amore folle per il mio dark sand. Sì, assolutamente. In tantissimi miei progetti quello è una contestualizzazione, è un evergreen. Però abbiamo già svelato dove lo mettiamo, no? No. Non diciamo ancora niente. No, assolutamente. Adesso arriva la Emma, però, perché lei è precisa. Ci vuole anche qualcuno di preciso qui. Molto. L'artista. La taglierà perfetta. Per farla stare nei riquadri, perché abbiamo questa pecca purtroppo. I fondali, quando sono belli resistenti, come questo, quindi fatto in legno massello, hanno quattro riquadri e hanno una croce interna che fa sì che appunto anche negli anni non si imbarchi. Se non fosse così, non sarebbe arrivato così bello, dritto, sano ai giorni nostri. E quindi dobbiamo centrare il disegno per farlo, diciamo, proprio rimanere al 100% bellissimo, ben visibile in questi quattro riquadri. E quindi prendiamo le misure, che non sarà facile. Le misure, perché saranno tutti e quattro differenti, ok? Mi raccomando, i mobili vecchi non sono come i mobili nuovi. Quindi metro alla mano, un cutter affilato e prendiamo i quattro riquadri. Poi l'applichiamo con la nostra colla spray. Giorgia ha scelto la carta e me l'ha tagliata e io la metto. In questo caso abbiamo già appunto tagliato il nostro rettangolo, perfetto, col pavone bello centrale pavoneggiante. Metto la colla spray direttamente sulla carta, perché non voglio rischiare di sporcare tutto il mobile. Magari abbondo un po', e visto che comunque Emma mi può aiutare a posizionare al meglio, non rischio di fare, diciamo, grandi danni. Se invece voi avete grandi, diciamo, metrature di carta da mettere, dovete fare proprio attenzione. Se avete per esempio tutta una parte di retro di un armadio da foderare, sicuramente mettere la colla sul mobile è meno pericoloso, rischiate meno di andare storti. Mi raccomando, la colla spray va sempre agitata bene 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 prima e non va spruzzata troppo vicino alla carta, per evitare di fare proprio degli accumuli di colla, delle pozzangherine di colla. Un'altra cosa importante, questa è una carta vinilica con uno spessore adeguato e anche per le persone meno esperte è decisamente facile da mettere. Se voi mettete sui mobili una carta carta, quindi non vinilica, occhio a mettere troppa colla, perché gli accumuli di colla potrebbero trapassare, perché la carta ovviamente potrebbe assorbire la colla. Io shakero, spruzzo in lontananza, vedete che fa il filo come se fosse una ragnatela di Spider-Man proprio, prima in orizzontale su tutta la superficie e poi vado direttamente nell'altro lato anche. Devo essere sicura che non ci siano comunque dei punti in cui la colla non c'è. Prendo la carta, vado qui precisa, faccio aderire. Emma, ci siamo? Un po' più a destra? Perfetto, mi sposto leggermente. Avete anche la possibilità con questa colla di poter riposizionare senza problemi per qualche istante, perché quando tira, poi tira, però per una piccola frazione di secondo si può anche riposizionare. E ora con la mia spatola morbida
faccio assolutamente uscire tutta l'aria che si può soffermare all'interno del foglio, vedete? Ecco qua, mi raccomando, importante, io ho fatto questo movimento per togliere via tutto e poi da qui in fuori, perché non si deve assolutamente soffermare l'aria all'interno. Mi raccomando, la colla spray va bene per i mobili, non me la utilizzate su grandi campionature e su pareti, perché comunque è una colla che ha un altro tipo di presa, sul legno, su dei materiali tipo legno prende in un certo modo, su una parete non può avere la presa che ha una colla da pareti per le carte, ok? Quindi usatela bene e per i giusti usi. Ok. E voilà. Un cutter molto affilato, il vostro migliore amico oggi, ve lo assicuro. E voilà, preciso e bello come il sole. Procedo con gli altri tre rettangoli. Abbiamo voluto riprodurre dell'oro come richiamo dallo sfondo del pavone dorato sul bordino dei ripiani. Questo per rendere ancora più elegante l'insieme nel suo contesto. Solo la parte frontale? Solo la parte frontale. Proprio l'idea del filetto e tutto il resto invece in armonia. Perfetto. Ho preso il mio pennellino, ho preso il rococò, ho girato bene 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 bene, ricordate di girare sempre bene perché comunque la parte pigmentata sapete che è fatta di veri pigmenti dorati, quindi precipita sul fondo del barattolo, quindi girate bene, ma una volta che avete la miscela perfetta guardate quanto rende il rococò. Ho preso il colore una volta e sto ancora tingendo il frontalino. Un tocco di charme pazzesco, sì. con questo colore che abbiamo, sì, scelto all'interno. Sta benissimo. Perfetto, finisco. E su questi ripiani io passerei il protettivo, perché non si sa cosa faremo con questo armadio, quindi magari sarà necessario dover, no, lavare magari ogni tanto i ripiani, quindi con una mano di protettivo siamo tranquilli. Anche ad alta usura. Stiamo passando sulla mensola, su una delle mensole, il protettivo satinato leggermente diluito al 20%. È perfetto perché se magari in futuro dovessimo appoggiare su queste mensole un qualche cosa che poi dovesse sporcare, non abbiamo paura né di lavare né di urtare le superfici. Ora passiamo una mano. Se dovesse essere necessario, domani magari passiamo la seconda mano di protettivo, sempre diluita al 20%. Attenzione, sulla parte frontale, dove ho il rococò, potrei ottenere alla fine un rococò più satinato, quindi come nell'oro dei gioielli, oro lucido, oro satinato, in questo caso posso avere un rococò che non è più così lucido, ma un rococò satinato, perché il protettivo è satinato. Se lo mettevo lucido, avevo un rococò lucidissimo. È arrivato il momento di capire se tutto combacia. Sì? Allora, la collaborazione secondo me è stata a 360 gradi. Innanzitutto mi sono divertita tantissimo. Bene, quindi sono contenta. Veramente. I tuoi prodotti li conoscevo già e ne sono sempre più innamorata. E c'è stata un'attenzione molto particolareggiata alla continuazione anche del disegno sulla carta da parati, dal basso verso l'alto, l'inserimento del filetto d'oro che richiama le tonalità del fondo, come peraltro di tutta la struttura all'interno del mobile. Ha preso una nuova vita. E secondo me ora che passo la cera trasparente e il colore diventa veramente lui, sì, tonificato, idratato, è tutto perfetto, perché comunque ricordatevi sempre che i colori a base gessosa hanno bisogno di essere protetti per essere perfetti fino all'ultimo grammo. Quindi in questo caso vediamo la totalità solo ora che io passo, vedete, la cera e che rendo il colore al 100% protetto e profondo. Lo passo ovviamente anche sulle maniglie e sulle finiture, perché comunque proteggerà anche la ferraglia in generale dall'ossidazione futura. E guardate qua, il colore cambia totalmente, prende una nuova profondità.
sono contentissima di questo restyling. Adesso è bello, leggero, sì, diciamo proprio profondo, mi piace. Tra l'altro io commento il profumo della tua cera. Sì. Nulla al caso. Esatto, nulla al caso, ma siamo donne, quindi è così. Adesso noi portiamo il mobile a casa mia, indovinate un po', e lo ambientiamo. E cerchiamo di farvi vedere quanto è bello e vi faccio vedere tutto. Quindi perché quella parete, perché quegli abbinamenti e perché abbiamo pensato di abbinarla in questo modo. Perché secondo me darvi un aiuto, un sostegno, anche quando si tratta poi di contestualizzare il restyling, è importante. Per questo c'è Giorgia. Anche questo restyling è finito. E Giorgia l'ha ambientato in un angolo di casa perché secondo me queste pareti e questo pavimento e la luce che c'è qua dentro fa risaltare al massimo questo mobile. Io vi riassumo un po' come abbiamo lavorato su questo vecchio armadio e poi vi dirò la mia. Siamo partite dalla carta, non siamo partite dai colori, perché volevo assolutamente dare sfogo alla creatività di Giorgia e quindi lei ha scelto una carta che le piacesse e abbiamo poi giocato sui colori. Volevamo un qualche cosa che fosse veramente in linea con la bellissima rivista che ci ha ospitato per queste due belle pagine, quindi con Ville Casali, e secondo me è perfetta perché sposa alla perfezione proprio il feeling di questa rivista. Abbiamo poi lavorato toni forti fuori per dare grinta, toni più leggeri dentro con vintage rose per dare più romanticismo. La carta da parati sta veramente bene, ma la chicca è stata l'idea di Giorgia di dare una filettatura delicata di oro, di rococò, sulla mensola, che ha proprio legato il tutto. Quindi ti ringrazio. Grazie a te. Anche per aver contestualizzato il tutto, perché secondo me l'unione fa la forza. Assolutamente, nella dimostrazione. E diciamo che comunque quando avete voglia di creare qualcosa dovete metterci del vostro, ma anche diciamo chiedete a casa cosa piace, cosa non piace, unite le forze, perché secondo me così si crea veramente il restyling perfetto. Allora, farai altri video con me? Con molto piacere, mi sono divertita molto. Sono contenta. Al prossimo restyling, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. A presto.